E oggi siamo all'insegna del trekking, ci troviamo nel Bosco Sant'Onofrio, siamo praticamente sui Monti Dauni, 2500 ettari di bosco del comune di Pietramonte Corvino per un'iniziativa naturalistica all'insegna del trekking che si chiama Vette di Puglia. Abbiamo qui una nutrita compagine di escursionisti che sono arrivati addirittura dalla provincia di Barletta, proprio qui sui Monti Dauni, per una giornata davvero speciale, guidati dal nostro naturalista, il dottor Lorenzo Piacquaddio. Abbiamo preparato per voi un servizio davvero molto molto speciale. Può partire. Vive sempre in dove c'è il faggio, perché ha le stesse necessità. Insieme all'agrifoglio poi possiamo trovare, ma molto raramente, il tasso, che è una pianta anche velenosa, quindi non fate gli spiedini o con questo legno, perché è velenoso. Però qui è molto raro, molto raramente lo si incontra. Buongiorno a tutti, sono Elisa Scrocco del Gavi Gruppo Escursioni, Gavi, le guardie ambientali volontarie italiane di Lucera. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio. Con i miei amici abbiamo iniziato un bel progetto che si chiama Vette di Puglia. Allora, io sono Ruggero Graniero degli Amici del Cammino di Barletta. Questo progetto nasce innanzitutto per promuovere il nostro territorio. Non per questo sono state scelte tre vette dei Monti Dauni, tre vette del Gargano e tre vette della Murgia. Oggi ci troviamo a completare il percorso sui Monti Dauni, sul Monte Sambuco, e come ultima vetta ci aspetta Castel del Monte, che verrà fatta nel mese di gennaio. Ciao, sono Nazario Peluso, presidente del Gargano Nordic Walking, un gruppo di escursionisti di San Nicandro Garganico. E abbiamo aderito al progetto fatto dal nostro Ruggero, infaticabile, per le Vette di Puglia. La penultima volta siamo stati sul Gargano, su Monte Calvo e su Coppa d'Incirico. Un bellissimo progetto comunque, complimenti a Ruggero per averci coinvolto. Ciao!